Allora, io ho preso un po' di appunti perché mi faceva piacere chiarire alcuni concetti. Condivido prima di tutto la riflessione che ha fatto Roberto prima, andiamo oltre le parole, perché se vogliamo parlare dei partiti così come li avevano concepiti i padri costituenti, e cioè una parte, allora anche il movimento è una parte, non è questo il problema. Il problema è i partiti cosa sono diventati oggi e cosa noi non vogliamo diventare guardandoli, cioè non vogliamo diventare come loro. E per questo ci siamo dati comunque delle regole al nostro interno, cioè delle regole molto snelle per evitare di arrivare proprio lì dove sono arrivati questi qua. Poi, io sono dell'idea che non è che si potrebbe fare una legge sui partiti, la Costituzione lo chiede, quindi si deve, a mio parere, applicare l'articolo 49 della Costituzione. E su questo io invito, ovviamente non si può seguire tutto quello che facciamo in Parlamento, ma è depositata, prima firma Toninelli, la legge del Movimento 5 Stelle sulla regolamentazione dei bilanci dei partiti, che era praticamente la legge che noi abbiamo presentato, che è la legge che abbiamo presentato, no, ma non è un dibattito tra me e lei, che è praticamente la legge che abbiamo presentato in aula quando la maggioranza stava discutendo l'altra legge sul finanziamento pubblico dei partiti, quella truffa, quella che non hanno mai approvato e che tra l'altro praticamente proroga il finanziamento pubblico così come lo conosciamo fino al 2018, poi dopo il 2018 rimane, soltanto che muta geneticamente. E noi non accettammo per niente neanche di emendare la loro proposta, in quanto Toninelli infatti fu relatore di minoranza con un testo proprio su questa legge. E si stabilivano tre criteri: limite, controllo e sanzione. Il controllo veniva affidato sia alla magistratura ordinaria e soprattutto veniva in ogni caso affidata ad una metodica di trasparenza con bilanci snelli e comprensibili che dovevano necessariamente essere pubblicati e dovevano essere appunto non solo sottoposti al controllo degli organi giudiziari o di giustizia amministrativa, sì, no, mi faccio finire, giustizia amministrativa che sono competenti, ma anche ai cittadini. Cioè, io voglio chiarire una cosa qua, non è che il Movimento 5 Stelle vuole eliminare tutte le magistrature e dare il controllo ai cittadini, no, noi vogliamo che l'impianto così com'è resti, forse deve essere migliorato, e dall'altra parte ci deve essere la pressione politica dei cittadini su tutto quello che fanno i politici, incluso come gestiscono i soldi nei partiti. Però una cosa è chiara: la distorsione di IDB, di Ingroia, dei Verdi che stanno spendendo ancora i rimborsi elettorali del 2006, per noi non deve esistere più, perché i rimborsi elettorali, il finanziamento pubblico dei partiti deve scomparire, ma proprio deve scomparire del tutto. E quando noi come Movimento 5 Stelle nel 2007, nel 2008 dicevamo ai partiti si può fare politica senza soldi pubblici, tutti ci dicevano non è possibile. Bene, allora ve lo dimostriamo sul campo, proviamoci noi e vediamo se è possibile. Alla passata campagna elettorale sappiamo tutti che abbiamo raccolto 700.000 euro di finanziamento privato al Movimento 5 Stelle, tutte piccole donazioni, e di quelli 700.000 euro non ne abbiamo spesi neanche 300.000, tant'è vero che il resto le abbiamo date all'Emilia Romagna, a un comune terremotato, Mirandola, che ha costruito una palestra con quei 400 e rotti mila euro che avanzavano. Ma di più, col V-Day, una cosa che in TV e sui giornali non si è detta è che il V-Day 3, come tutti gli altri V-Day, ma soprattutto questo, è stata una manifestazione organizzata senza un euro di soldi pubblici. Sono stati raccolti 257.000 euro in 20 giorni, in neanche 30 giorni sono stati raccolti 257.000 euro, e di questi ne sono stati spesi molti meno per il V-Day, tant'è vero che l'altra parte andrà per la campagna elettorale delle europee. Con questo cosa voglio dire? Che proprio sulla scorta di un'esperienza, la nostra, si può dedurre come ipotizzare il finanziamento alle forze politiche, che siano movimenti o partiti. Limite come tetto massimo alle donazioni private, così non arriva l'Ilva, Riva dell'Ilva che ha dato 90.000 euro a Bersani all'ultima campagna elettorale, quindi massimo un tetto di donazione di 5.000 euro e massimo
300.000 euro, 150.000 euro, così tutti combattono sullo stesso piano, non ci sono ingerenze delle grandi lobby, ma gran parte del finanziamento si fonda sulla donazione del singolo cittadino. La mia idea è che nel momento in cui applichiamo questa legge, i partiti, così come li conosciamo, scompaiono del tutto. Ed è questo, noi quando diciamo che vogliamo far scomparire i partiti, noi vogliamo far scomparire questi partiti qua, queste forme di potere finanziario, che è tutto gestito nelle mani di pochi, che hanno visto l'Usi dividere 40 milioni di euro tra i suui accoliti e praticamente sottrarne allo Stato, la Lega che comprava la laurea al come si chiamava quello, Trota, con i soldi dei rimborsi elettorali, cioè con i soldi pubblici. Quindi è semplicemente questo il ragionamento che noi facciamo su questo tema. Poi, per rispondere ancora su questo fatto, la questione che prima si diceva del processo di consapevolezza è giusto, questo è un progetto che parte, come ha raccontato Roberto, nel 2005, partiva con l'idea che non c'era consapevolezza tra i cittadini perché c'era un sistema di informazione totalmente deviato. Allora, prima di tutto, Beppe Grillo si è inventato, insieme a Gianroberto Casaleggio, un metodo alternativo di informazione. Però io devo dire una cosa, che credo sia il fondamento di questo movimento, e chi forse non ci crede ha sbagliato il movimento. Questo è un movimento che si fida del prossimo fino a prova contraria. Cioè, chi qui crede che l'altro ti vuole fregare a prescindere, beh, non lo può fare, non ci può stare in questo movimento, ma semplicemente perché se io credessi questo, se Roberto credesse questo, che l'altro giorno ha fatto saltare l'appalto della RAI a Comunione Liberazione 170.000 euro Se lui non credesse che si sente protetto tra i cittadini perché crede nei cittadini, dovrebbe girare con la scorta armata. E invece, fino a prova contraria, noi stiamo dimostrando che quelli che si preoccupano, che girano con le scorte, che girano con i poliziotti che invece di fare il loro lavoro li mettono a scortare questa gente, probabilmente partono da un presupposto che qualcuno li vuole male perché hanno fatto qualcosa di sbagliato. Il controllo dei cittadini qui è prima di tutto credere nei cittadini. E ovviamente, per concludere, questo semplicemente per aggiungere qualcosa a quel discorso a cui hanno risposto già Roberto e Nicola Moro, il fatto è che questo movimento si basa anche su un altro principio: uno vale uno, ma chi non partecipa vale zero. Allora, quando noi diciamo il referendum senza quorum, è perché fino ad ora i referendum li ha vinti chi si stava a casa, chi era apatico, chi non decideva, con l'astensione. Sono saltati i referendum, fior fior di referendum in questo paese, perché un mucchio di gente non è che sceglieva la cosa sbagliata, sceglieva di non scegliere. E se i padri costituenti, nel momento in cui si fa una riforma costituzionale e non si raggiungono i 2/3 in Parlamento, hanno istituito un referendum confermativo senza quorum, vuol dire che si fidavano del fatto che i cittadini potessero quantomeno valutare la bontà o meno di una riforma costituzionale senza una soglia minima di quorum. Ed è quello che io guardo come faro per pensare che nel futuro noi possiamo andare sempre di più in questa direzione. Ed è chiaro che anche nel referendum propositivo, che è praticamente una forma, diciamo, legislativa diretta, nel referendum propositivo qualcuno formula sempre il quesito e quindi stabilisce qual è il principio da votare, e poi il cittadino si informa e va a votare. La deroga all'articolo 138 della Costituzione, prima ho visto questa è la foto che noi stavamo sul tetto, questo è Giorgio Soria quando abbiamo protestato per la deroga all'articolo 138 della Costituzione. La deroga al 138 è saltata, vi informo che non si farà più, per due ragioni. Una, grazie a noi che a luglio abbiamo fatto ostruzionismo in aula prima di salire sul tetto e abbiamo rinviato di un mese la votazione. Ciò ha permesso, ovviamente per una coincidenza del fatto, che la votazione finale della deroga al 138 della Costituzione avvenisse dopo che Forza Italia è uscita dalla maggioranza. Ovvero, il problema principale è che non hanno più i 2/3 alla Camera. Ciò significa che se viene approvata, perché verrebbe anche approvata, viene approvata con maggioranza assoluta e si va al referendum confermativo. La Finocchiaro ha già detto assolutamente no, perché lo sappiamo che perdiamo il referendum. Perché? Perché al referendum senza quorum ci vanno quelli consapevoli della porcata che stanno facendo, non ci vanno quelli che si stanno a casa. Ed è questo quello
che mi porta a credere sempre di più che al di là che si chiami democrazia rappresentativa o democrazia diretta, condivido con Roberto che non sappiamo neanche di cosa stiamo parlando precisamente, dobbiamo andare nella direzione che chi conosce incide, chi non conosce ed è apatico oppure decide di non decidere deve starsene a casa, però cortesemente non deve condizionare le scelte di chi è informato e partecipa. Questo è importantissimo. Siamo in una fase storica in cui l'abbiamo visto anche in Basilicata, il 60-50% degli elettori non va a votare, e questa è una fase secondo me legata pure alla crisi del voto alle elezioni, perché i cittadini non si accontentano più di votare semplicemente una forza politica e tornarsene a casa. Oggi c'è bisogno di un nuovo stimolo e questo movimento lo può dare. Noi non chiediamo voti, ma chiediamo partecipazione, che si fonda prima di tutto sul concetto di comunità. In una comunità i cittadini si fidano l'uno dell'altro prima di tutto e poi cominciano a darsi delle regole. Non c'è nessuna regola che obbligherà un cittadino ad essere onesto, lo potrà punire se è disonesto, ma non c'è mai nessuna regola che lo obbliga ad essere onesto, e questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa. E io mi fido dell'altro fino a prova contraria, e per questo faccio parte di questo movimento. Grazie.